Ragazzi, rieccoci qui con un'altra puntata del nostro Nottica, ragazzi. Oggi andremo esattamente a fare sta squadra il Mistresbr e il Norwich. Quindi, ragazzi, tranquilli, tranquilli, che secondo me questa partita le possiamo vincere. Allora, seconda maglietta per noi, prima maglietta per loro. Io farei un po' di turnover a sto punto, almeno proviamo anche i nostri nuovi. Io proverei Goncalves, poi proverei il nostro Murphy che ancora non abbiamo provato, un turno di riposo per Cutrone. Proverei anche Janko e vediamo, proverei anche Figueiredo a posto del nostro Bani. Ok ragazzi, abbiamo fatto un mini turnover, ci sta comunque. Questa squadra che non conosco, però penso di aver fatto bene comunque a fare un po' di turnover per far riposare i nostri giocatori. Abbiamo appena subito due gol secondo me sono pochissimi. Inizia la partita con il Wilsbury, subito loro che provano ad attaccare con Ayala. Ayala subito per Bessic, Bessic ancora, prova ad avanzare ma chiude benissimo il nostro Vardy, ecco Murphy, Murphy subito si allarga per verso il tacco, prova il tacco di velocità, la prova a buttare in mezzo subito, ma chiudono bene loro. Ecco ancora Saville che la passa verso Downing, chiude benissimo in rimessa laterale il tacco che la passa per Calvaio, Calvaio che la allarga verso Figueiredo, Figueiredo ancora per Mancini, il Mancio per il Pota ancora che la passa verso Dell'Orco, ecco ancora il Nottingham che prova a salire con Vardy che sbaglia tutto, spazza in rimessa laterale Flint. Altra rimessa laterale per gli uomini di Fefe Channel con Vardy. Vardy che l'allarga benissimo verso Janko che se l'allunga. Vardy la prova a buttare in mezzo ma riparte il Norwich. Ancora loro che provano con Saville, ancora Saville, Saville che la prova a buttare lunga, 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 lunga. Ma copre benissimo il nostro Janko. Altra rimessa laterale per gli uomini di Fife Channel. Il Mancio che la passa per il Pota. Allarga verso Convales che prova a centrarsi. Prova il tiro. Muro rosso. Ma ancora loro che provano a ripartire con Ambalonga. Ambalonga ancora per Bessic. Bessic ancora per Saville. Ancora Saville. Saville ma chiude benissimo Calvaio che la passa indietro per il nostro Pliplizzarri. Ecco ancora Figueiredo. Figueiredo per Calvaio. Calvaio prova a ripartire. La passa verso Muffi. Muffi che la larga verso il tacco, non è fuori gioco, il tacco in mezzo di testa, mamma mia cosa si è sbagliato con Vales, mamma mia che errore ha fatto con Vales ragazzi, davanti alla porta da solo, questo era gol, rimessa laterale per loro, ancora che provano ad attaccare, toni molto alti in questi primi 30, come si chiama, del Millwall, scrivetemi se lui, che palo, cos'è? Ma perché danno i rigori a Gogo, raga? Espulsione per Figueiredo, rigore per il Mister. Rivediamo il replay, voglio rivedere il replay, ragazzi, voglio rivedere. E dov'è il rigore? Boh. Vabbè. Plizzarri contro Abissola, ancora Plizzarri, ma che cavolo esulti che ti hanno regalato il rigore, pagliaccio che cosa esulti che sei un pagliaccio, sei che il rigore non c'era. Esulta pure il pagliaccio. E finisce il primo tempo, ragazzi. Aia, 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 ragazzi. Male, male, male. Malissimo. Siamo pure con uno in meno. Quindi dobbiamo. Allora, io leverei Maffi. Metterei il nostro Tele. E facciamo così. Tanto da fare anche il DC. C'era uno che mi ricordo poteva fare pure. Ah, ok, dell'orco. Quindi mettiamo Mel a destra, Janko a sinistra e ci tocca giocare col 4-4-1 solo con Vardy. Quindi ragazzi, sostituzione, ci tocca giocare anche con un solo, purtroppo, attaccante. Già siamo sotto di un gol, adesso ci abbiamo col 4-4-1 ragazzi. Takidis, Takidis che la passa sul Pota, il Pota ancora per Gonvales, di velocità, Gonvales ancora, la butta in mezzo. Verso il tacco, ma ecco che provano a ripartire loro con Assabasona. Ancora che la passa verso Van Parra, ma chiude benissimo il nostro Macho. Per Mael, Mael. Mael per Calvaio, doveva riposarsi Mael, ragazzi, però ho
obbligatoriamente deve fare il doppio turno, ancora Mael, Mael ancora per il tacco ancora per Mael, Takiris, bravissimo per Mael di velocità, Mael la prova a buttare in mezzo per Vardy, 1-1 ragazzi, il Duca di Nottingham la pareggia, 53esimo, good, 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 per il nostro Duca che la pareggia. Ecco ancora loro con Saville. Saville, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti se è quello che penso io, cioè quello dell'Ester. Ancora fuori gioco. Oh, fuori gioco. Ma perché non danno i fuori giochi? Io non capisco perché non danno sti cavolo di fuori gioco. La gente segna in fuori gioco e non ci è. E boh. Vabbè, io non parlo più, ragazzi. Sono stufo di parlare ormai. Sono stufo, ragazzi, ormai di parlare. Calvaio, tira Calvaio. Mannaia anche a te, mannaia Calvaio. Ogni volta ci segnano in fuorigioco. Non se ne può più. Non se ne può più, ragazzi. Basta. Sono stufo. Ogni volta in fuorigioco ci segnano. Sti merde. Ancora loro che attaccano. È ormai finita, ragazzi. Abbiamo perso 3 punti perché la gente segna in fuorigioco e finisce 2-1 per loro. Beh, che bello il gol in fuorigioco. Esultano pure. Hanno pure coraggio di esultare, ragazzi. Ci ha capito? Segnano in fuorigioco, hanno pure coraggio di esultare. Sti infami. La Juve d'Inghilterra, questi qua, ragazzi. La Juventus d'Inghilterra. Da oggi li chiamo la Juve d'Inghilterra. Abbiamo trovato la Juventus inglese, ragazzi. Sono loro, la Juventus inglese. Basta. Vabbè, dai, andiamoci a fare gli allenamenti. Mancano 2 posti. Io a sto punto allenerei il nostro Plizzari. Però mi sembra che Plizzari già lo stiamo allenando. Ah no, ok. Allora possiamo allenare il nostro Plizzari. Doppio allenamento per lui. Io gli farei fare una bella rimessa. E vediamo chi possiamo allenare anche. Difensori centrali. Io allenerei anche il nostro Mancini in difesa con. Difendi la mini porta. Ok, vediamo. Gli allenamenti sono andati più che bene. Ci sta. Prizzari ancora un 67, però non è messo male. Andiamoci a leggere le 3 email su Figueroa e il tacco convocato in Grecia. Ok, avviciniamoci verso la seconda partita di questa puntata. Intanto rosicata un po', perché abbiamo perso con un gol in fuorigioco, ragazzi. Non si fanno queste cose. Non si fanno queste cose. Quindi, ragazzi, rimaniamo così con i nostri titolari, Vardy, Cutrone, e andiamo alla partita. Tutto che non ci frega l'arbitro e la VAR, ragazzi. Perché non possiamo perdere una promozione così per colpa della VAR. Intanto il pota per Adiapong. Siamo ritornati con la formazione titolarissima, ragazzi. Mael, Mael ancora per Macho. Il Macho ancora per Mael, Mael ancora per Calvaio, Calvaio per il tacco che la passa verso Cutrone, Cutrone vede l'inserimento per Vardy. Maro, ma Vardy per poco 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 poco. Prova a ripartire il Norwich, ma ancora il nostro Nautica che chiude bene, ma ancora palla loro con Ivo Pinto. Ma il principe la recupera e la passa indietro per l'orco buono per Bani, Bani che la ripassa per Mael. Ancora il Nottingham che prova a ripartire, ancora il Nottingham con il tacco ancora per il principe per il pota ancora per il principe che la prova a buttare in mezzo verso il Duca. Ma ancora palla nostra, ancora Mael, Mael la passa benissimo verso Cutrone, Cutrone che la larga verso il tacco si ferma. La prova a buttare in mezzo verso Adiaponga che non c'è mai. Prova il Vardy, mamma mia, Vardy la recupera, è 1-0 Nottingham, ragazzi, buono, buon 1-0 al 27esimo, importante, 14esimo gol per il capocannoniere di questa Serie B inglese, ancora Trippier che la passa verso Ivo Pinto ancora per Tuit, subito loro che provano a riattaccare con Oliveira, Oliveira ancora per Buendía. Capisce tutto il nostro pota che la passa indietro per Plizzari, Plizzari, Plizzari bravissimo a ripartire con Adiaponga, Adiaponga ancora per Bani, Bani che la larga ancora verso Mancini, ancora il Macho, tenetela sta palla, il Macho che la passa verso Cutrone, Cutrone bellissimo,
Ma Diapong non ci arriva e finisce il primo tempo, ragazzi, 1-0, importantissimo, 1-0, ragazzi. Ora dobbiamo solo mantenere questo risultato. Ecco ancora il Norwich che la passa verso Marshall per Lewis. Mamma mia, il principe cosa ha fatto? Calvario, Calvario. E fa salire Cutrone. Ma è stanco anche lui, tutti stanchi sono. Cutrone, lotta! Bravissimo Cutrone che lotta. Ecco ancora loro con Lettwit, ancora il Norwich con Olivero, Olivero ancora per Burdios. Provano ancora loro ad attaccare con Boedira, ancora Boedira, chiude benissimo. Va bene, Plizzari, la spazza via. Ancora Plizzari per Cutrone, Cutrone bravissimo per il tacco, prova a ripartire il tacco di velocità. Il tacco bravissimo, ancora mantiene possesso palla, fa salire Guardiola. Guardiola tira. Cos'è? Fuori gioco. Tanto esce no per il Norwich Caldirola che si è fatto male. Ultima ripartenza loro, occhio ragazzi, occhio, non fatevi segnare al 93esimo ragazzi, per favore. Bravo Mancini che la spazia e fischia ragazzi, sì. 1-0 no, del Nottingham. Nottingham che dopo il mezzo passo falso, con il rigore che non c'era e il gol in fuorigioco, siamo riusciti a recuperare questa 3 punti. Quindi ragazzi, ci andiamo a fare gli ultimi allenamenti di questa bella puntata. Sono andati tutti bene, A, C, A, B e B. Stiamo andando bene, bene, bene. Ci andiamo a leggere le nostre 3 mail. Vediamo, magari ci arriva qualcosa di importante. Robinson deluso per non aver giocato. Io però Robinson non ti avevo letto. Ma lo staff primavera? Ah, ok, libero. Ecco perché ragazzi non mi davano più notifiche. Io ragazzi sono fedele all'Italia e andiamo in Italia, ragazzi, a vedere se riusciamo a trovare qualcosa di utile. Avanziamo verso il 24 ottobre 2018 contro il Bolton. Ragazzi, ci salutiamo qui prima della partita contro il Bolton. Ditemi anche voi cosa ne pensate di quel gol in fuorigioco e del rigore, se c'era o non c'era. Ci salutiamo prima della prossima puntata dove affronteremo il Bolton. Un saluto dal vostro Fefe Channel e da Vardi Capocannoniere. Bella!